Oggi è una giornata particolare perché siamo in un luogo dal punto di vista istituzionale molto importante, siamo dal prefetto, quindi ringrazio Sua Eccellenza la dottoressa Laganà che rappresenta di fatto il governo assieme ai sindaci di un territorio, quindi un esponente del governo nazionale che mette a disposizione della fondazione una logistica per celebrare al meglio quella che è il quarto ormai appuntamento con l'Atteria di Soligo, un'azienda radicata sul territorio che partecipa di fatto non solo a parole ma concretamente ai bisogni delle nostre comunità. Questa vendita particolare, stiamo parlando di oltre 2 milioni di litri di latte, servirà a sostenere, grazie all'acquisto degli acquirenti, i progetti sociali di questo territorio. In particolare sosterremo le politiche dei centri antiviolenza di Vittorio e dello Sportello Donna di San Fior. Noi pensiamo che questa iniziativa della Latteria di Soligo con la Fondazione di Comunità rappresenti un termine importante anche per la lettura del confronto con i nostri ragazzi, con le nostre nuove generazioni, con le scuole, che deve essere da un certo punto di vista meno cognitiva e più emotiva. Pensiamo che stabilire un contatto importante, strutturato con le scuole, di sensibilizzazioni, comporti anche una consapevolezza importante di questi ragazzi una volta che saranno inseriti poi nella società. Questo è un tema per la crescita consapevole e responsabile delle nostre comunità. Ma come ho avuto modo di sottolineare è importante perché siccome abbiamo capito che il problema della violenza di genere, più in generale della violenza verso persone diverse da noi o che non la pensano come noi, è un fatto culturale che quindi non basta affrontare su un piano repressivo ma di prevenzione, è chiaro che incominciare a trasmettere, come dire, messaggi in questo senso è importante che venga fatta in maniera anticipata, quindi bambini e ragazzi che sono anche in una età in cui recepiscono molto facilmente o più facilmente quelli che sono, diciamo così, questi messaggi che passano anche attraverso una fase, una modalità ludica, quindi importante per rimanere impressi. Tanto il problema chiaramente della prevenzione delle violenze sul genere, sulla donna, è un problema importante. Solo noi abbiamo avuto nel 2018 più di 600 accessi per questi problemi all'interno del pronto soccorso, dei nostri pronti soccorso. È chiaro quindi che è un problema importantissimo, io direi che è un iceberg perché abbiamo tante persone che ancora non si rivolgono né a noi né al telefono rosa. Quindi dobbiamo assolutamente lavorare molto sulla prevenzione, quindi nelle scuole, per cambiare ovviamente una cultura che è una cultura spesso e volentieri maschilista, per cui serve, quindi questo progetto aiuta a lavorare nelle scuole e cominciare a far ragionare i ragazzi già da piccoli nel rispetto dell'altro sesso, nel rispetto delle altre persone, quindi è fondamentale un progetto come questo. Ma io credo che Latteria di Soligo faccia parte della società. Latteria di Soligo è vicina al consumatore, ma quello che stiamo facendo, e noi dobbiamo dire grazie al consumatore, perché il consumatore mette un centesimo, che non lo mette poi il consumatore, lo mette l'altro, ma un centesimo di quello che lui paga va a questa fondazione, va a questa iniziativa. È un'iniziativa per il sociale. Cioè, io come agricoltore, come presidente di Latteria, dico che se nel territorio non c'è bambini che nascono, non ci sono famiglie, non ha neanche motivo di essere Latteria di Soligo, perciò Latteria di Soligo è di supporto a quello che è la parte sociale e io credo che non solo Latteria di Soligo ma anche altre aziende dovrebbero essere sensibili su questo, perché dove c'è armonia c'è famiglia e dove c'è famiglia ci sono i figli e c'è futuro.